onestamente ho perso la voce, onestamente non so cosa dire, onestamente siamo stati spettacolari, onestamente forza Catanzaro, forza Arde. Non so che dire, ragazzi, spettacolo, spettacolo al Tardini, spettacolo, spettacolo, stupendi, bravi, compatti, abnegazione. Concentrazione, gruppo, squadra. Complimenti, complimenti per questo grandissimo e bellissimo e stupendo sogno che ci state facendo fare tutti. Prima sconfitta in casa del Parma. Il miglior attacco contro quello che comunque era non la peggior difesa, ma con le difese con dei diversi problemi a volte su delle palle inattive, su dei cross, su dei falli laterali. Oggi la difesa, ragazzi, a partire da Veroli, scusate i miei capelli, a partire da Veroli mi sento di dare 8 a tutta la difesa, un 8 e mezzo a Scitom, un 8 e mezzo a Antonini, un 8 sia a Veroli che appunto a Scugnamillo, un Fulignati 8 e mezzo a Parato. Il centrocampo tutto compatto, eravamo un unico blocco che si muoveva, arcigni, difesa, non so veramente che cosa dire, spettacolari, tutti bravissimi. Abbiamo giocato una delle migliori partite tatticamente parlando. Pecchia non ha saputo trovare risposta e soluzione a quello che è successo. Abbiamo fatto 2 tiri e 2 gol. Abbiamo fatto quello che loro hanno fatto a noi. Questa volta sono stati loro a fare tanto calcio, a cucire tanto gioco, ma noi abbiamo fatto male 2 volte di ripartenza, come loro fecero con noi a casa nostra. Non so, aiutatemi voi nei commenti. Non lo so. Aiutatemi voi nei commenti perché sono veramente in difficoltà positiva, ovviamente. Vorrei gridare, ma ho già perso la voce. Ragazzi, Sunas aveva 8 polmoni. Nessuno ha sbagliato niente. Ragazzi, Biasci era stato un giocatore di Serie D, l'aveva avuto dei problemi, l'aveva detto che nessuno più credeva in lui. Guardate cosa ha fatto oggi, guardate cosa abbiamo fatto oggi. Iemmelo, per chi se lo chiede, forse è stato quello più in ombra, ma non è così. Iemmelo non era in ombra, Iemmelo era sempre il collante tra centrocampo e attacco. Iemmelo è quello che ci serve, è quello che è invisibile, ma Iemmelo è lì, è lì. Fulignati, grandi parate. Io non so più cosa dire. Scitum, sontuoso. Io, ragazzi, se vi dico i nomi del Parma, lo sapete. Partipilo, Estevez, Bernabé, Benedicac, come si dice, Bonny, Camara, Ansaldi, Dichiara, Charpentier. Quanti ve ne posso dire? Quanti ve ne posso dire? Colpaccio, come è un colpaccio da Serie A questo. È incredibile, non ho letteralmente le parole su questa grande prestazione, su questo grande sogno. E abbiamo insegnato a fare calcio, totalmente calcio. E cosa dire? Cosa dire? Io. Stupendi, stupendi, stupendi. Io non vedo l'ora domani di portarvi le pagelle. A mente fredda, calda, quella che sia, perché tanto è tutto positivo, è tutto bello, giusto, è giusto che sia. I cambi che sono entrati hanno comunque dato una mano, Ambrosina ha dato una mano, stop, subito è entrato benissimo, tutti bene. Dicevo, scusate l'interruzione, Pontisso mi è piaciuto, una roba veramente esemplare. Io, niente, rimango totalmente senza parole. Vi chiedo appunto a voi di dire la vostra, di cosa pensate, cosa provate, cosa c'è da dire. Ora la prossima sarà contro il Como, ma da parte nostra, ripeto, dopo aver fatto la salvezza c'è soltanto la consapevolezza di giocare in modo totalmente chiaro e pulito e con spensieratezza, appunto.
E niente ragazzi, io finisce qui il video, finisce qui il video. Dai, va bene così, forza Acre, forza Catanzaro. Grazie ragazzi, grazie, grazie, grazie. Comunque va ragazzi, chiudo dicendo, avevo puntato per un pareggio che per me valeva 4 punti, questa vittoria vale 6 punti, ma niente avrei detto se ci stava comunque una sconfitta a Parma contro il Parma sul Tardini. Complimenti anche loro per il grande campionato che stanno facendo. Niente, io direi di chiudere qui. Forza Acre, forza Catanzaro, like, condivisione, commentate, condividete, lasciate, ditemi la vostra e non mi ricordo più. Ciao ragazzi.